Ciao fenomeni, ciao a tutti. Oggi devo scusarmi con voi per la figura di merda che sto per fare perché l'altra volta ho fatto un annuncio incredibile come per dire chissà cosa sta costruendo. E invece, in pratica, stavo costruendo questo seghetto alternato pensando di metterci sotto il motore del compressore del frigorifero. Cioè questo. Peccato che in pratica, a metterlo qui sotto, che è anche impialleggiato di mogano, lui, il motore del compressore del frigo, non aveva la forza necessaria a muovere il seghetto, a muovere questo affare, e quindi si spaccava la biella. Allora ho deciso di farci un'altra cosa. Con quel motore volevo farci lo sgranagliatore tipo il burattino, però non era abbastanza forte la vibrazione da muovere le pietruzze per burattare. Ok, quindi ci ho fatto il venditore ultrasuoni. Intanto che costruisco un altro meccanismo per far funzionare quell'affare con un altro motore, con quel motore del compressore ci ho fatto questo, come si dice, pulitore a ultrasuoni. In pratica, pulitore ultrasuoni. Adesso vediamo a andare a disnocciolare quello che è il significato di questo titolo altisonante. Qui dentro, in questa cassetta, che sembra una cassetta della frutta anni 30 marcia, c'è il motore del compressore con i suoi condensatori. Ci sono queste molle che assorbono la vibrazione e in pratica funziona così. Sì, come molle non dovete prendere delle cose del genere, ok? Se non è appoggiato alle molle, lui fa. Invece, se è appoggiato alle molle, fa. Ok. Ora voi vi chiederete cosa serve questa cazzata qua. E adesso vi faccio vedere. Prendete il diluente nitro, l'acquaraggia o la benzina e ce lo versate dentro. Benissimo. Adesso vedrete che con la vibrazione lui fa. Quindi prendete i vostri pezzi viti, ingrassate, sporche, zozze, ingranaggi, cuscinetti a sfera, eccetera, da pulire il grasso mummificato, la polvere, li mettete appunto nell'acquaraggia e chiudete ovviamente il contenitore del gelato che ho incollato col silicone e lo fate vibrare in modo che lui intanto lo pulisce. Ok, dovete chiuderlo perché sennò l'acquaraggia evapora. I tappi di birra tutto intorno li ho messi per questioni di estetica perché sennò sembrava una cosa abbastanza squallida, sembrava costruito proprio da un burino. Che raccoglievo i tappi di birra che bevevo quando andavo all'università, che bevevo come un tricheco. Adesso sono diventato quasi completamente astemio. Ora voi starete pensando, ma il pulitore a ultrasuoni è un attrezzo raffinato, invece te sei un bifolco. E a quelli che pensano questa cosa voglio dire che avete ragione. Però, come potete vedere, non è particolarmente difficile da costruire, potrebbe costruirlo anche un burino.
A questo punto prendete il pezzo, lo fate sgocciolare e lo mettete in uno straccio vezzo. Dopo aver asciugato l'acqua ragia, questo è il risultato. Ok? Se vi ricordate com'era prima. E detto ciò, noi altri, come al solito, a Dio piacendo, ci vediamo al prossimo video. Non buttate l'olio del compressore, che potete usarlo sempre per il trapano per fare i buchi. Nero, 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 ding, dan, dan, ding, dan, nero, 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 ding, dan, dan, ding, dan, ding, ding, da, da, nero, 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 ding, dan, dan, ding, dan, nero, 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 ding, dan, dan, ding, dan, ding, ding, da, da.